E quindi dicevamo, il problema fondamentale è riuscire a far capire agli addetti ai lavori, ma soprattutto convincerci noi stessi, che non possiamo creare dal nulla informazioni che non ci sono, che non ci sono. E questa cosa è importante da tanti punti di vista. Purtroppo però ogni tanto continuano a uscire anche su, non dico letteratura specializzata, ma diciamo in giro per la rete, delle situazioni come questa. Questo è un caso in cui non è un film, ma è un presunto, diciamo, tecnico che dice che è possibile andare a fare quello che abbiamo visto nel film, a partire dalle immagini acquisite sulla pupilla dei soggetti, e addirittura lui sostiene che questa cosa la si può fare sui cadaveri. Se andate a vedere questo video che c'è online, lui mi va a dire che se io vado a prendere una persona fondamentalmente deceduta, posso fare questa operazione qua. Okay? È chiaro che questa cosa anche qui siamo al limite della follia, okay? Per mille motivi, intanto perché diciamo un eventuale. Ah, il video della. Okay. Pensavo fosse qualcuno che voleva intervenire. È chiaro che non, diciamo, ci sono diversi motivi perché questa cosa non può funzionare, intanto perché nel momento in cui qualcuno muore anche non ci sono immagini che rimangono sul cristallino, sulla cornea, eccetera, eccetera. Secondo, perché anche per fare una cosa del genere, la risoluzione effettiva che dovrebbe avere la camera di acquisizione sarebbe di centinaia di milioni di pixel, no? Per riuscire a ingrandire e arrivare a quel livello di dettaglio. Quindi siamo ancora nel mondo della fantasia o del fantasy, no? E quindi invece noi, poveri tecnici, investigatori che veniamo chiamati a risolvere casi concreti, abbiamo a che fare con la realtà. E la realtà però porta spesso a situazioni paradossali. Questo è un esempio concreto che io riporto sempre di qualche anno fa, in cui mi è stato chiesto se io ero in grado di individuare quante persone erano in macchina. E nel momento in cui io ho chiesto, guardi, vedi che non, è impossibile, cioè, non c'è modo. Dice, il professore dice, ma lei perché non lo vuole fare? Dice, io ho qualcosa di personale con me, non ha tempo. Dice, guardi, non è impossibile. Voleva sapere quante persone, il sesso che stavano facendo e così via. Capire che diventa spiazzante, diventa spiazzante. Quindi da questo punto di vista siamo un messaggio importante da mettere sempre come premesse su tutto è che si può fare il possibile, il possibile. Quando ci vengono date delle immagini come queste in cui diciamo, l'obiettivo è individuare la targa, okay, lo so che serve, però se non c'è modo di farlo, non c'è modo di farlo. Qui per esempio abbiamo una qualità delle immagini tale per cui il segnale non c'è, cioè la risoluzione, quindi il numero di pixel assegnati a questa zona dell'immagine è talmente basso che non c'è modo di recuperarlo, quindi non abbiamo la bacchetta magica, cioè abbiamo degli algoritmi che fanno delle cose, partono dal segnale e provano a migliorarlo, ma se il livello di qualità è basso, quello è quello che ci teniamo. E qui entra in gioco il concetto che vi accennavo all'inizio del corso. Cioè, quando noi lavoriamo con le immagini, dobbiamo sempre dire a tutti che è vero che le telecamere di videosorveglianza, le camere riprendono la scena, quindi riprendono il fatto, okay? Ma il fatto che lo riprendano non significa che registrano tutto quello che a noi piacerebbe che fosse utile per risolvere lo scopo. Purtroppo, anche se è molto frustrante, può capitare benissimo che la videocamera riprende il fatto. Ma il livello di qualità è tale che le informazioni che a noi servono non ci sono. Per cui io vedo passare la macchina dei rapinatori, la vedo passare, la riconosco, ma non riesco a recuperare il numero di targa. Punto. Me ne devo fare una ragione, diciamo così. Okay. A maggior ragione quando a volte io vedo i soggetti, ma non riesco a identificarli. Non riesco a identificarli perché con un livello di qualità molto basso non posso dire altro che sono delle persone, ma non becco nessun segnale significativo. E
infatti ci sono varie situazioni in cui questa cosa si verifica, no? Questo è ancora peggio per certi versi, perché? Perché quello che succede è che la risoluzione in questo caso sarebbe stata anche sufficiente, ok? Però proprio sulla targa, per motivi legati alla luce, ai fari, al materiale tipico della targa, quel pezzo qui si dice è andato in saturazione, è tutto bianco. Quindi se io vado ad analizzare qua l'istogramma, il segnale, mi accorgerei che è tutto bianco, è piatto, e quindi non c'è nulla da fare. Infatti, come vi dicevo, questo lavoro è uno sporco lavoro, gli diversi, perché diciamo, le immagini che arrivano ad analizzare sono le immagini brutte, cioè sono le immagini in cui non si vede nulla e quindi devono essere migliorate. E non dico nella maggior parte dei casi, ma sì, forse anche, diciamo, a una prima occhiata l'esperto ti dice: mi dispiace, okay, mi dispiace. E casi di Professore, in tal. questo caso peggio perché bisogna estrarre dei fotogrammi. In questo caso stiamo parlando di questa qui, no? Sì. Sì, è peggio perché magari l'occhio con una serie di fotogrammi riesce a capire cosa c'è nell'immagine, però col singolo fotogramma. Dipende quello, diciamo, ogni caso poi è diverso. Vedremo che in alcuni casi, prendendo più fotogrammi, magari c'è qualche traccia, no? Però se nel momento in cui mi arriva una cosa del genere, la risposta è negativa, cioè non può che essere negativa. Okay? Poi cerco, diciamo, nel caso concreto. Si cerca di fare di tutto, no? Si cerca di prendere i fotogrammi, più fotogrammi, la sequenza, si cerca di mediare, si cerca di capire se c'è stata una compressione dopo l'estrazione. Però intanto qui noi quella cosa che interessa è che non sempre si risolve, cioè può esserci benissimo il caso in cui la risposta, in questo caso la risposta del tecnico, se chiamato in causa, deve essere non si può dire nulla. Considerate che giusto per evitare di farle certe cose, è buona prassi per chi lavora in questo campo, ove possibile, perché non sempre è possibile, farsi dare in preview i dati, okay? E quindi senza farla partire questo incarico tecnico, dare un parere di fattibilità o meno, okay? Cioè nel momento in cui mi arriva dei fotogrammi che sono tutti così, è inutile fare, diciamo, se serve, perché magari a volte serve anche la risposta negativa, può essere utile farla. Però in generale, se l'obiettivo è tirare fuori la targa, è inutile dire che non si può fare. In alcuni casi, a seconda se si opera per l'accusa, per la difesa, per le parti, eccetera, eccetera, può essere utile avere una consulenza tecnica in cui un tecnico afferma che da quei dati non si può tirare fuori nulla. Dipende, dipende. Allora, questi sono casi al limite, alcuni di questi sono casi al limite, okay? E vedete, diciamo, sono situazioni diverse, okay? Questa qui siamo al limite, cioè questo è il caso in cui avendo un po' di fotogrammi si ci può lavorare per ottenere qualcosa. Infatti vedete che se io lo zoomo leggermente, qualcosa c'è e quindi la speranza di trovare qualcosa c'è, con tecniche che vedremo di integrazione, di miglioramento, eccetera, eccetera. In altri no. Nella seconda questa qui. Qui, se vedete, qui qualcosa appare, qui no. Qui dipende. Qui la cosa è. Questo è proprio. Questo è il parcheggio. Chi lo riconosce è un parcheggio. È il parcheggio delle Zagare, questo qua. E questo qua è, diciamo, un caso in cui praticamente quello che è successo è che questo camion è stato trafugato. Cioè si vede proprio il filmato in cui c'è il camionista che parcheggia, scende e va via. A un certo punto arriva una macchina da cui scende un soggetto che stava sul camion e lo porta. Proprio si vede tutta la scena. E la targa della macchina che passava non si è riuscita a recuperare. Quindi le situazioni possono essere diverse, quindi ci sono molti casi di fallimento. Ovviamente con le targhe è ancora più ovvio, perché alla fine devi recuperare un numero, o ce la fai o non ce la fai, cioè, giusto? Quindi è abbastanza, vedete qua. Qua. E vedete già da queste prime immagini tutta una serie di difetti che poi noi vedremo.
perché alcuni sono legati alla sfocatura, alcuni sono legati al rumore, alcuni sono legati alla luce, alcuni sono legati alla forte compressione, alcuni al fatto che la lente è una lente scarsa, per cui c'è questo rumore colorato. Quindi per ognuno uno poi cercherà di mettere su una sequenza di algoritmi di denoising, no? Per cercare di migliorare via via la qualità. Però sono tanti i casi di fallimento. Questo è un altro caso interessante, e soprattutto vedete la qualità, no? Poi c'è in giro. Quindi fino a quando le telecamere sono così, diciamo, un problema di grande fratello non ce n'è. Allora, in questo caso è un caso in cui l'immagine voleva riprendere, quindi è un video, perché questo è un fotogramma, voleva avere informazioni su questa automobile qui a sinistra, perché si era certi che in questa automobile c'erano dei soggetti che avevano provocato un danneggiamento, un incendio, insomma, un attentato incendiario a un negozio. Dalla prima immagine sembrerebbe che era impossibile fare nulla. Applicando tecniche di enhancement, di restoration, vedete qui c'è anche un sacco di blocking, no? Effetto di compressione. Quindi questa è la classica immagine presa di notte, al buio, a bassa risoluzione e fortemente compressa. Tutti i difetti del mondo. Applicando tecniche di enhancement si riesce a ottenere una cosa del genere, che è notevole in termini di enhancement, di miglioramento. Cioè, vedete la differenza fra prima e dopo? È veramente impressionante, però a noi serviva in questo caso questo, e la targa non c'è proprio modo di recuperarla, quindi eliminato il blocking, eliminato il rumore, compensato tutto, però non è stato sufficiente, quindi si può fare un miglioramento, ma si arriva fino a un certo punto. I tipi di miglioramento, adesso vi faccio vedere in questa introduzione, non dico come, ma cosa si può fare, e poi, diciamo, nella parte invece tecnica andremo nel dettaglio degli algoritmi. Questo è un caso curioso, in cui, guardate l'immagine di sinistra, prima, che riguarda il campionato mondiale di Bridge. Bridge è un gioco di carte che si gioca a coppie, e quello che succede è che normalmente, diciamo, le partite vengono riprese da delle telecamere piazzate su un treppiedi, okay? Poste sempre nella stessa direzione. Questa, diciamo, struttura che vedete al centro del tavolo, okay? È una struttura che impedisce ai giocatori di guardarsi in faccia. Questo perché tra le regole di questo gioco c'è la regola che non bisogna comunicare, cioè si gioca a squadre, 2 contro 2, e i due, diciamo, della stessa squadra non possono comunicare, quindi né verbalmente né con gesti, nessun tipo, quindi per evitare mettono questo pannello di legno che in qualche modo impedisce di guardarsi in faccia. Questo caso dove nasce? Nasce dal fatto che una delle coppie vincenti a questo campionato mondiale, non ho capito bene se erano italiani o di San Marino, insomma, a un certo punto vengono accusati di barare, di aver barato, cioè di aver messo in campo un meccanismo di comunicazione che quindi non era lecito, e quindi c'è una richiesta formale di squalifica. E questa, quindi vengono denunciati alla federazione, e viene fornito come prova i video delle loro partite. È una documentazione in cui si dice: attenzione, è vero che non comunicano esplicitamente, però noi abbiamo decodificato il modo in cui loro comunicavano, che consisteva nel piazzare sul tavolo le carte con varie angolazioni. Quindi, diciamo, se orizzontale significava una cosa, in verticale significava un'altra cosa, in obliquo un'altra cosa. Quindi in qualche modo c'è stato qualcuno che, osservando le loro partite, a un certo punto ha capito, ecco, dice, come comunicano. Quindi in realtà c'era questo meccanismo. Il problema era andare a capire se fosse vero o meno, okay? Perché dall'angolazione, vedete, cioè con la telecamera messa in qualche modo a 45 gradi, anche qui non è che noi riusciamo a capire esattamente se sta carta è orizzontale, verticale o obliqua. Okay? Allora, noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato una tecnica che si chiama tecnica di mapping geometrico, che permette, in questi casi particolari, che vi ripeto, poi vedremo tecnicamente, di prendere l'immagine e ridisegnarla, diciamo, come se fosse inquadrata dall'alto. Okay? Quindi le immagini
a destra, in alto a destra e in basso a destra, sono delle immagini ottenute da quella di sinistra, come se avessi cambiato il punto di vista. Okay? Quindi sono inquadrate dall'alto. Okay? Inquadrate dall'alto mi permettono di calcolarmi esattamente l'angolo rispetto al tavolo. E quindi è possibile verificare l'ipotesi accusatoria. Nel senso che, diciamo, per ogni mano sarebbe stato possibile misurare esattamente l'angolazione. Okay? Questa è una tecnica particolarmente interessante, che è basata tutta sul fatto che noi abbiamo una ripresa che riguarda un quadrilatero. Ce lo possiamo fare nell'ipotesi che la scena che vogliamo, tra virgolette, raddrizzare è tutta su un quadrilatero. Come su un quadrilatero vedremo che c'è una trasformazione geometrica che io posso tirare fuori come formula e prendere ogni pixel di questa immagine e riportarlo dall'altra parte senza deformazioni. Questo può essere applicato in vari contesti, questo è un caso curioso che riporto perché è particolare, ma ce ne sono altri che poi vedremo, questo qui non ce l'ho, che riguardano anche le targhe. Cioè, immaginate di avere una targa ripresa in obliquo che non riesco a vedere benissimo perché è ripresa in obliquo e posso con questa tecnica in qualche modo come se la ribaltassi, ma non perché utilizzo la magia o la bacchetta magica o l'algoritmo di Blade Runner, ma perché esiste una tecnica matematica che mi permette di farlo, e in alcuni casi risolve, in alcuni casi no. Quindi, riassumendo, nel nostro caso dobbiamo essere in grado di capire che cosa possiamo recuperare, quando e perché e come. Quindi il compito del tecnico è andare a individuare il livello minimo di qualità. Il livello minimo di qualità che non è un valore assoluto. Cioè non dice qual è il livello minimo di qualità, poi ci vogliono... dipende. Perché io potrei avere, che ne so, una camera a 8K, ok? Però magari la targa che a me serve riguarda una macchina che si trova a 1 chilometro di distanza. E quindi comunque il rapporto pixel è talmente piccolo che non cambia nulla. Okay? Pure posso avere una camera molto scarsa, però l'obiettivo è tirare fuori il colore della macchina e quindi il colore lo riesco a definire comunque con una risoluzione molto bassa. Quindi ecco perché serve l'esperto di dominio. L'esperto di dominio serve perché, dato il problema e forniti i dati specifici, riesce a capire quasi immediatamente, diciamo così, se abbiamo sufficiente numero di dettagli o meno per risolvere la cosa. E credetemi, su questo si basa molto quello che poi si riesce a fare. Okay? Perché nei casi chiari, allora, considerate che i casi, come vi dicevo prima, i casi chiari in cui si vede tutto, diciamo, non c'è bisogno del consulente tecnico. Cioè, vengono acquisiti gli atti, vengono acquisiti i sistemi di videosorveglianza, si vede la targa, si vede il colore, si vede la macchina, si vedono i soggetti, si capisce, diciamo, vengono identificati facilmente. Okay? E quindi quelli non li contiamo. Tutti gli altri ce n'è una parte che non si può fare nulla, perché la qualità è talmente scarsa che comunque non si può fare nulla. La parte complicata è la parte intermedia, è la parte in cui puoi estrarre qualcosa, okay, ma la devi estrarre nel modo corretto e senza spinte in avanti. Cosa intendo per spinte in avanti? Se, sia da un lato che dall'altra, ok? Cioè noi abbiamo letto nel tempo le cose più assurde, riconoscimenti di persone fatte in cui c'è scritto il soggetto X è stato riconosciuto dalle immagini. Ne avete le immagini, nelle immagini tutto si può fare perché fanno un riconoscimento di una persona, perché si vede dei quadratini al posto della faccia. Poi situazioni in cui il numero di targa non si vede, o si intravede, e però da quello si parte. Okay? Oppure situazioni in cui vabbè, poi le vediamo alcune, perché alcune non vi posso anticipare nulla perché voglio farvi un esperimento la prossima volta, in cui io vedo delle cose che in realtà non ci sono, o comunque non posso dirlo. E situazioni molto, molto, molto complesse. Ho esempi. Ci sono degli studi, cioè se io non ho almeno 12-15 pixel in verticale, la risoluzione della targa non la posso beccare, c'è poco da fare. In alcuni casi, vediamo degli esempi, anche se ho delle immagini molto brutte, come accennava prima la vostra collega, se ho più fotogrammi, che magari posso prendere parte dell'informazione anche minima da ciascun fotogramma, metterle assieme
e riuscire a ottenere un risultato migliore. Per esempio, prima, l'esempio della quella verde, in cui diciamo, c'è stato quel miglioramento molto importante, è stato ottenuto facendo proprio una sovrapposizione di diversi fotogrammi, in maniera tale che sovrapponendo più fotogrammi, in pratica il rumore è andato via. In alcuni casi addirittura, però anche qui sotto certe ipotesi, si riesce anche a invertire la sfocatura, che è il problema delle immagini. Okay? Questa è un'immagine sfocata e questo è il risultato finale. Attenzione che però qui, già lo potete cominciare a notare, la sfocatura non è una sfocatura qualsiasi, è una sfocatura direzionale. Cioè se la vedete, diciamo, in qualche modo c'è una sfocatura che viene chiamata sfocatura da moto. Quindi in pratica questa sfocatura non è tanto dovuta al fatto che l'immagine ha una bassa risoluzione, ma è dovuta al fatto che o la macchina si stava muovendo, o la telecamera in qualche modo ha ripreso, ha fatto questo movimento in basso verso sinistra. Okay? Quindi tutti i pixel sono tutti sfocati in una direzione. Allora, in questi casi è possibile riuscire a fare qualcosa. Quindi vedete, cioè, ci sono immagini in cui non è possibile fare nulla, immagini in cui è possibile fare qualcosa. La differenza la fa l'occhio esperto, cioè l'occhio che ha studiato questi algoritmi e sa come procede. Ah, ecco l'esempio che vi dicevo prima. La correzione prospettica, quindi la stessa tecnica applicata prima nel tavolo da bridge, è stata applicata qui per cercare di capire se io riesco a leggere o meno questa targa, che nella immagine di partenza non si legge, però vedete che c'è qualcosa, significa che il segnale in qualche modo c'è. Siccome questo è un rettangolo, è un quadrilatero, vedete, io posso fare questo, cioè tirare fuori una funzione che, diciamo, applichi, prenda tutti i pixel che ci stanno qua dentro, quindi gli stessi pixel senza modificarli, e me li ridisegni, me li rimetta in un rettangolo frontale. Quindi non sto modificando l'immagine, sto riprendendoli e rimettendoli in un rettangolo, uno per uno, okay? Stimando ovviamente la funzione che è di mapping. E quello che succede è che l'immagine viene tutta distorta, però quello che mi interessa viene fuori. Anche qui, probabilmente, se l'immagine fosse stata leggermente più chiusa, non ce ne sarebbero stati pixel da prendere, ok? Quindi dipende caso per caso. C'è la tecnica, uno la prova, la applica e vede. Stessa tecnica, questo è un esempio, quindi esempio di remapping geometrico, vedete la costante che abbiamo sempre un rettangolo, da rimappare, e questa è un'immagine ormai sempre più o meno fuori moda, meno attuale, che riguarda gli appunti che stava prendendo alla Camera l'ex presidente Berlusconi prima dell'ultimo suo governo, in cui a un certo punto ci fu appunto quello che lui chiama un ribaltone, ci furono dei deputati che decisero di levargli la fiducia, okay? E quindi questa immagine è presa dai giornalisti messi in alto con uno zoom che cercavano di capire cosa lui scrivesse, e questa è l'immagine, e questo è il ribaltamento su un quadrato della situazione. Altre tecniche possibili, zooming avanzati, cioè zooming in cui si prova a ricostruire un po' il volto dei soggetti, okay? Quindi non abbiamo il bottone magico che hanno diciamo, gli esperti di CSI, però qualcosa si riesce a fare comunque. Questa è un'altra immagine di un caso reale, questo è un pirata somalo, okay? Che questa che vedete in basso a sinistra è una pila di dollari. E questa è una foto che questo signore ha pubblicato proprio per farsi sfregio delle forze di polizia, in cui gli dice: oh, io sono qui, non sapete chi sono e dove sono. E questo è un tentativo di andare a migliorare un po' la foto per capire alcuni pezzi del volto. A un certo punto ci hanno chiesto anche qui una cosa particolare, ci hanno chiesto di stimare quanti soldi ci fossero qua dentro, che dovrebbero essere dollari, quindi poi abbiamo fatto dei conti per cercare di capire quanto potrebbero essere.
Questo è un esempio invece di applicazione di tecniche, sempre diciamo non con la bacchetta magica, ma con tecniche algoritmiche, in cui questo soggetto aveva cercato di oscurare il suo volto. Questo è un altro caso reale, non abbiamo fatto noi, è un caso di diversi anni fa. E nell'oscurare il volto aveva applicato un filtro di Photoshop a spirale. In pratica questo filtro che fa? Sostituisce ogni pixel con la media dei pixel che stanno nella spirale corrispondente. Quindi l'effetto molto carino, particolare, solo che mentre quando io applico un blurring o una patch non riesco a tornare indietro, in questo caso essendo una funzione matematica, in qualche modo è possibile invertirla. Vedremo come si fa da un punto di vista tecnico. Però diciamo quello è il risultato. Cioè, il risultato è un'immagine, non sarà una bella foto da mettere in cornice, però tira fuori i dettagli abbastanza del volto. E infatti, dopo la pubblicazione di questa foto, il tizio venne poi arrestato da lì a poco. Si trattava di un'immagine legata a produzione di materiale pedopornografico, e quindi in questo caso la tecnica ha funzionato abbastanza. Ok, giusto per avere un'idea di quello che faremo, non lo vediamo adesso, però se volete poi diciamo durante la pausa ve lo andate a cercare. Questo è un video di un'intervista che mi ha fatto un giornalista del Corriere qualche anno fa, in cui si parlava della manipolazione di immagini. Okay? La cosa interessante di questa intervista è che abbiamo parlato tipo per 2 ore, okay? Poi lui in un filmato di 5-6 minuti ha riassunto tutto. Quindi si riesce lì a capire sostanzialmente quello che faremo nel corso abbastanza bene, diciamo, con giusto qualche minuto di intervista. Altro argomento che quest'anno voglio fare, l'anno scorso avevo promesso e poi già l'abbiamo fatta, è legato ai deepfake. Forse l'abbiamo accennato all'inizio, o no, non lo so. Ed è una nuova frontiera del falso. C'è una nuova frontiera del falso che consiste in pratica nel creare dal nulla volti umani realistici. Professore, vuoi ripetere come si chiama? Deepfake. Scusate. O addirittura prendere il volto di un soggetto e fargli praticamente dire quello che vogliamo, con un livello di realismo molto, molto importante. Quindi in pratica siamo di fronte in questi ultimi anni a questa nuova tecnologia che consente di creare degli avatar che replicano quello che vogliamo e che quindi possono creare problematiche di natura politica, sociale, notevole. Prego. Sì, esatto, perché è un fenomeno che sta diventando particolarmente complesso. E anche qui, giusto per capire a che livello siamo di tecnologia, vi faccio vedere questa slide che riassume dei volti umani, okay? Che sono tutti abbastanza normali, se non fosse che queste persone non esistono. Cioè sono tutti volti di soggetti ricreati artificialmente, e c'è un sito che si chiama appunto thispersondoesnotexist.com. Se volete possiamo andare a vedere il volo, create da un'intelligenza artificiale, come si dice oggi. Allora, se andate su questo sito, ogni qualvolta fate ricaricate la pagina, okay, viene riprodotto un volto umano. Questo volto umano, a differenza di quanto può sembrare, viene ricreato artificialmente sul momento. Quindi abbiamo un algoritmo che ha visto milioni e milioni di volti e in qualche modo, dopo tentativi, è riuscita a trovare una modalità per, come se estraesse una moneta, lanciasse una monetina. Dicevo, lancio una moneta e mi creo un volto e lo combino tra le tanti ingredienti che ho visto insieme. E la cosa che fa impressione è che questi volti, ovviamente, non riguardano nessuno, sono fantasmi, guardate i bambini. Sono nella risoluzione pazzesca, siamo oltre i milioni di pixel, e ogni qualvolta che io cambio,
notare proprio il livello di dettaglio, cioè proprio i capelli, anche diciamo simulando etnie diverse, età diverse, è molto ipnotico. Guarda, guarda proprio il livello proprio dei brufoli. Qualcuno ogni tanto ha un aspetto un po' strano, tipo che sembra c'è un po' di strabismo, no? Vedete? Del dettaglio, che ne so, dell'orecchino. Sì, infatti, no? Sfido chiunque a dire. Anche la luce, lo sfondo. Quindi questa è la nuova frontiera del falso, ok? I bambini sono impressionanti. Va bene, potremmo stare qua all'infinito. a parlarne. Ok, vediamo se c'era qualche osservazione in chat. Allora, in chat mi dicono, si usano le matrici di rototraslazione? Qualcosa di simile, lo vedremo. Per fare il deepfake, per fare la mapping geometrica. Matteo Villari, in questi casi si riesce a capire se sono falsi? Lo vedremo. Diciamo, ci si sta lavorando su queste cose. E quindi, infatti l'obiettivo di questa lezione è incuriosirvi sulle cose che faremo. questo è un altro esempio, sempre di questa tecnologia, questa volta applicata all'Anchorman. Questo è un anchorman artificiale creato in Cina per leggere il telegiornale, che in tempo reale sostanzialmente legge le notizie e le interpreta anche con i gesti e col corpo. Vabbè, vedremo tutta una serie di situazioni in cui a questo punto viene a mancare, no, quella che in gergo era la tradizione principale dell'analisi delle immagini, che prevedeva che tutto ciò che vedo io ci credo. Cioè, c'è questo assunto, diciamo, nei procedimenti giudiziari, per cui io dico tutto ciò che vedo è vero. Okay? Adesso con queste nuove tecnologie diventa tutto un po' più complicato, perché io prima di credere a quello che vedo devo giustificarlo, perché le tecnologie di manipolazione sono diventate talmente diciamo così aggressive, no? E complesse, che serve diciamo un'analisi approfondita. Vi faccio vedere questo video e poi facciamo la pausa, che appunto riassume come questo detto: adesso non è più seeing is believing, ma è seeing isn't believing. C'è anche la musichetta. Ok, non so se ci sono domande.
Va bene, allora facciamo una pausa. Nella pausa, se volete, potete andarvi a vedere questo video, che è interessante. Magari lo metto il link, ci riesco, sulla chat. E ci vediamo più tardi, quindi riprendiamo 10:05, 10:10.